l'onore in qualche misura di essere qui come motivo di ispirazione anche per altri. È un'apripista. La Corte ha sempre un ruolo chiaro, che è quello che le è assegnato dalla Costituzione, che è quella di custodire i suoi valori. Ma custodire vuol dire anche portarli tra la gente, come stiamo facendo attraverso i vari viaggi. Il nostro andare verso una porzione della popolazione dell'Italia che vive dietro le mura ha voluto significare che quella è una parte del popolo italiano, che vanno ricostituiti i legami. Allora, siamo partiti così, con una colonna sonora d'eccezione. Insomma, non è da tutti svegliarsi alle 8 del mattino e partire con i Beatles. Ha fatto benissimo Marco Carrara con i Metallica per aprire la giornata. Presidente, di nuovo buongiorno e di nuovo grazie per essere con noi questa mattina, in una giornata che è importante per tante ragioni, tra le quali c'è anche la ripartenza a pieno regime della nostra giustizia, dopo ovviamente la fase di lockdown e dopo le giornate della fase 2. In realtà poi la giustizia costituzionale, quella della Consulta, non si è mai fermata, il vostro lavoro non si è mai interrotto e lei stessa ha presieduto camere di consiglio, udienze, l'ha fatto da casa anche quando era positiva a Covid-19. Ecco, come siete riusciti a non fermarvi? È stato un grande lavoro, devo dire c'è stato un enorme sforzo organizzativo, perché bisogna considerare che il lavoro della Consulta si svolge tutto a palazzo, ma coinvolge persone che vengono da tutta Italia, a partire dai giudici, dagli avvocati, quindi c'è normalmente un grande movimento di persone che inevitabilmente abbiamo dovuto immediatamente interrompere per le note ragioni legate all'emergenza sanitaria. E come ci siamo organizzati? Abbiamo tenuto presente, diciamo così, tre principali principi. Il primo fondamentale era, parlo al plurale perché sono state tutte scelte condivise con tutto il collegio, evidentemente non soltanto proposte da me, abbiamo ritenuto che non fosse nemmeno immaginabile fermare la macchina della giustizia costituzionale. La Corte Costituzionale è un organo di garanzia per i cittadini, di garanzia dei principi costituzionali, e non ci si può immaginare un momento nella storia, per quanto particolare, emergenziale, che potesse svolgersi senza questo presidio posto a garanzia dei diritti e del regolare svolgimento dei poteri. Tuttavia la grande difficoltà era legata anche al fatto che lo svolgimento di questa giustizia costituzionale doveva preservare i diritti delle parti, la possibilità di difendersi, di portare alla Corte le loro argomentazioni, la pienezza del contraddittorio e della ricchezza, diciamo così, dei lavori istruttori di approfondimento. E il terzo principio, anche quello di non ritardare le nostre decisioni, immaginare un processo che andasse oltre la ragionevole durata significava in qualche modo pregiudicare i diritti delle parti coinvolte. Quindi queste tre esigenze, continuità, pienezza del contraddittorio e ragionevole durata del processo, sono quelle che ci hanno ispirato. Cosa abbiamo fatto? Come tutti, come tanti altri organi giurisdizionali e tante altre istituzioni dello Stato, ci siamo rivolti alla tecnologia. Devo dire la verità, noi non eravamo molto abituati a lavorare attraverso strumenti tecnologici e abbiamo immediatamente creato una situazione, grazie alla disponibilità di tutto il personale, di tutti i giudici, di tutti i nostri tecnici, di smaterializzare i documenti. Noi abbiamo sempre dei grandi mucchi di carte, dei dossier di approfondimento di ogni questione che normalmente circolavano in forma cartacea. Abbiamo utilizzato delle forme invece telematiche per comunicare, per far circolare la documentazione necessaria. Abbiamo introdotto delle forme di riunione telematica sia fra noi giudici, sia a un certo punto, non immediatamente, lo abbiamo proposto anche alle parti, agli avvocati. Non lo abbiamo mai imposto, abbiamo consentito loro di, per le udienze pubbliche, di utilizzare le note piattaforme che si usano normalmente, svolgere così le nostre attività
nella pienezza delle loro modalità, ma sempre dando loro la facoltà, o in questo modo, appunto, con queste modalità tecnologiche, oppure di sostituire la conversazione attraverso un'aggiunta di produzione di documenti scritti. Bisogna dire che noi siamo facilitati dal fatto che il nostro processo si basa molto su atti scritti e quindi la ricchezza delle argomentazioni non è mai venuta meno. Un piccolo bilancio alla fine di questo esperimento di nuove modalità di gestione della giustizia costituzionale ci porta a dire che per alcuni aspetti queste modernizzazioni forzate, un po' accelerate dall'emergenza, resteranno nel patrimonio della Corte. Tutto il lavoro di circolazione di flussi documentali, il processo telematico, speriamo si possano stabilizzare anche oltre questo momento di emergenza. Quindi da un certo punto di vista è stata anche un'occasione per cambiare e rendere più efficiente, più efficace il nostro modo di lavorare. In fondo, Presidente, però siamo anche molto... No, pensavo mi faccio che concludere fondo, sì. Su questo... Sì, sì, prego, prego. Su questo punto volevo solo aggiungere che però anche per noi oggi è una data che segna il ritorno a una modalità ordinaria di svolgimento della giustizia, delle udienze, dei nostri incontri in persona, perché c'è qualcosa nel lavorare faccia a faccia che non deve andare perduto e che siamo contenti di poter ripristinare in questo momento. No, pensavo che nella fase del lockdown e della capacità anche di, come dire, ampliare e approfondire il lavoro dal punto di vista tecnologico è nata un'iniziativa alla Corte, che è la libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Lì, grazie alle sentenze storiche, quelle che hanno fatto anche un percorso di crescita di diritti nel nostro paese, che hanno stimolato il Parlamento ad andare avanti, ecco, in quei podcast si possono ritrovare tante di quelle storie, tante di quelle sentenze. A chi avete pensato? Chi è l'ascoltatore che immaginate in questi podcast, Presidente? Guardi, questa iniziativa dei podcast un po' era già nei programmi della Corte. Ne avevamo parlato all'inizio dell'autunno, immaginando di poter far circolare di più determinate informazioni che riguardano la nostra attività. Poi c'è stata un'occasione che ha reso proprio urgente la necessità di avere uno strumento di questo genere, ed è stato il momento in cui noi avremmo dovuto fare la classica annuale conferenza con la stampa. C'è un momento dell'anno in cui il Presidente della Corte e la Corte stessa incontrano in una conferenza stampa per fare il bilancio dell'anno precedente. Questo non è stato possibile, era previsto per il mese di aprile, l'inizio del mese di aprile, e questo non si poteva fare. Ed è stato il momento in cui abbiamo inaugurato il primo podcast, che contiene proprio una lettura, un racconto di tutte le attività della Corte nel 2019. È stato così possibile non venir meno a un impegno annuale che c'è da sempre della Corte, dal 1956, e che è stato cambiato soltanto nelle modalità. Ora, a questo si è aggiunto una serie di altri podcast registrati dai vari giudici sulle tematiche più varie che riguardano l'attività, la vita della Corte Costituzionale o i principi della Costituzione. E pensiamo che questo possa essere utilizzato da tutti i cittadini, ma in particolare forse dai giovani. Io qui devo fare una riflessione. Mi sono accorta che i giovani apprendono molto attraverso la trasmissione orale. Ascoltano, sono momenti di vero apprendimento. Noi forse siamo una generazione abituata di più ad apprendere quasi esclusivamente con i libri, con una riflessione individuale. Loro imparano moltissimo attraverso l'ascolto, e penso che questo possa essere uno strumento di grandissimo sviluppo educativo, naturalmente utilizzato dagli insegnanti, non abbandonati a se stessi con un audio da ascoltare, e anche in altre comunità dove ci sono dei momenti di tempi lunghi, di tempi di attesa. Pensiamo a tutto il lavoro che abbiamo fatto lo scorso anno con il carcere attraverso le nostre visite per portare anche lì dentro i valori costituzionali. Perché no pensare che ci arrivi
anche in questi luoghi così remoti della società la voce della Costituzione, delle istituzioni della Repubblica Italiana attraverso dei supporti appunto audio come quelli del podcast. Presidente, a noi piace spesso iniziare puntate di Agora Estate con delle immagini, con delle foto. Questa mattina abbiamo scelto le tre donne che da oggi sono ai vertici dell'Unione Europea. Assume la presidenza di turno Angela Merkel, la cancelliera tedesca, c'è Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea, c'è Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea. Lei è la prima donna presidente della Corte Costituzionale nella storia della Repubblica, è la presidente della Corte, esponente della Corte che è rimasta a lavorare nonostante il lockdown nel periodo di un'epidemia che non si vedeva da tantissimi anni nel nostro paese. Oltre a questo, per cosa vorrebbe essere ricordata? Questo fatto, diciamo, è un fatto storico e c'è tutta una storia dietro che ha portato a questo passo nell'istituzione. Ci sono tante cose, tante coincidenze per cui non si può ascrivere al merito di nessuno. La Corte deve essere ricordata anzitutto per le sue decisioni. Anche in questo periodo, nonostante queste diverse modalità di lavoro, la Corte ha continuato a custodire i principi costituzionali, a rimuovere dalle leggi tutti i difetti, i vizi, i punti di contrasto che le leggi presentano con la Costituzione italiana. Basti ricordare, la scorsa settimana ci sono state decisioni importanti come quelle che riguardano i diritti dei disabili, oppure la libertà di stampa e la tutela della reputazione, il problema della diffamazione nel nuovo contesto dei social media e tante altre cose. La Corte deve essere ricordata anzitutto per questo, però è vero che in questo momento particolare, da qualche anno a questa parte, la Corte ha cambiato le sue modalità di lavoro, alle quali penso e mi farebbe piacere poter aver dato il mio contributo. Uno, innanzitutto, è il ponte che questa istituzione ha voluto gettare e tracciare per rafforzare il legame con i cittadini, sia attraverso quelle iniziative culturali che abbiamo ricordato prima, sia attraverso delle novità introdotte nel suo processo, un processo più partecipato da parte dei cittadini e della società civile, degli esperti, che credo possano arricchire enormemente il lavoro della Corte Costituzionale, ma anche rafforzare il legame di fiducia, di conoscenza e quindi di fiducia tra cittadini e istituzioni. Vi è poi un altro fronte che sembra più nascosto, meno immediatamente percepibile, ma altrettanto importante. La Corte è un collegio ampio, è fatta di 15 giudici con orientamenti, personalità, provenienze, storie, esperienze diverse. Condurre, essere alla guida di questa istituzione, per me ha voluto dire dall'inizio valorizzare tutti i contributi, un grande sforzo di valorizzazione del collegio. Il collegio al centro, non il suo presidente, perché è la ricchezza dei punti di vista che porta a decisioni migliori, più ponderate, più rispondenti ai diritti dei cittadini. E da ultimo, la dimensione internazionale. Sembra strano pensarci, ma la Corte Costituzionale ha dei rapporti e lavora in un contesto internazionale. È un punto di riferimento per altre corti straniere, la Corte Costituzionale italiana, ma soprattutto c'è un lavoro di coordinamento, soprattutto con le corti europee, che stiamo coltivando da tanti anni. Tecnicamente parliamo di un dialogo giurisdizionale, anche questo molto rilevante, perché a volte le decisioni delle nostre corti sono poi o entrano in contrasto con quello della Corte dell'Unione Europea o della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo va a scapito dei cittadini, della certezza dei diritti e della determinazione, della chiusura certa dei processi giurisdizionali. Un lavoro di coordinamento e di dialogo che abbiamo portato avanti da tanti anni, a mio parere è rilevante per il buon funzionamento delle istituzioni, ma soprattutto per i cittadini, perché possano avere una migliore tutela dei loro diritti. Presidente, il 13 di settembre scade il suo mandato alla guida della Corte Costituzionale. Che farà dal 14? Torno al mio lavoro. Il mio lavoro è il lavoro nell'Accademia, i miei studi accademici e il mio lavoro di insegnamento universitario. Mi faccia sottolineare una cosa: l'insegnamento, l'educazione, soprattutto l'educazione a livello universitario,
sì un lavoro, una professione, ma è anche un impegno civico. Io credo che il lavoro educativo di formazione delle nuove generazioni sia un contributo che si dà non soltanto per lo svolgimento di un'attività professionale, ma per la crescita del nostro paese. Presidente, grazie per essere stata con noi, per aver aperto questa puntata di Agora Estate. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci, Presidente. Abbiamo visto Venezia, noi in apertura, Marco.